Salvatore Rizzuti, detto Totò, nasce a Caltabellotta il 28 giugno 1949 da Luciano e Francesca Bono, un'umile famiglia di pastori. Sua madre nel tempo libero cuce e imbottisce dietro ordinazione coperte invernali, cuttunina. Frequenta la scuola elementare fino alla terza classe, quando per le esigenze di vita di quel periodo segue le orme del padre e dei fratelli Sebastiano e Michele, anche loro allevatori di pecore e mucche. Bada al suo gregge nelle montagne intorno a Caltabellotta e col coltellino che porta sempre in tasca si diletta a intagliare e scolpire pezzetti di legno e piccole pietre di roccia calcarea tenera che trova per la via. Ne escono fuori pistole, fucili, pugnali, spade, giocattoli e bozzetti di monumenti che Totò nelle domeniche in cui è libero mette in mostra nelle bacheche dei bar del paese. Riscuote successo a tal punto che dietro insistenza dei più la famiglia decide di mandare di nuovo a scuola il giovane talento ormai 17enne. Consegue subito la licenza di scuola elementare e l'anno dopo quella di scuola media. Quindi frequenta il liceo artistico di Palermo e nel 1972 si diploma. Nel tempo libero lavora nell'azienda pastorale di famiglia e come scalpellino scultore nel cimitero di Sant'Orsola a Palermo e in quello di Caltabellotta. Si iscrive al corso di scultura all'Accademia di Belle Arti di Palermo e nel 1976 si diploma sotto la guida dei maestri scultori Silvestre Cuffaro e Carmelo Cappello. Dal 1980 è docente titolare della cattedra di scultura della stessa accademia. Nel 1983 sposa Daniela, figlia del poeta antropologo francese Pierre Thomas, e da questa unione nascono Luciano e Anna. Plasma e lavora ogni tipo di materiale: creta, pietra, legno, gesso, marmo, bronzo, ferro, vetroresina. Ne escono fuori capolavori di ogni dimensione che il nostro artista espone in diverse mostre personali e collettive. Realizza anche opere di scultura in luoghi pubblici e religiosi. È considerato uno dei massimi talenti della scultura figurativa italiana e dalla sua scuola sono usciti numerosi talenti, tra i quali Nicola Di Bella, Mariano Brusca e Giuseppe Agnello. Vive ed opera a Monreale, Palermo, in Chiasso Autovino 8. Ha un laboratorio artistico anche a Caltabellotta, Agrigento, in via Colonnello Vita.